tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo questo tutorial di un trucco veramente semplice, nel senso che ho utilizzato soltanto due o tre matite, un mascara e un cotton fioc di quelli cosmetici. Quindi non ho utilizzato neanche pennelli. Questo perché? Ci sono molte ragazze che mi dicono: ma io non ho tutti gli ombretti che hai tu, non ho tutti i pennelli che usi tu. In particolare me lo ha chiesto una mia amica, per cui ho deciso di appunto creare questo smokey eye sui toni del viola, molto semplice, molto versatile, appunto utilizzando pochissimi strumenti. Questa filosofia del fatto di utilizzare appunto poche materie prime, ma dargli un valore molto, molto grande, e anche diciamo, il tema principale di questi gioielli. Questi gioielli mi sono stati regalati da una mia amica, quella appunto che mi ha detto che non ha appunto tutti questi ombretti, anzi, di solito lei fa: io uso una matita, però appunto la usa soltanto come eyeliner, e voleva trovare un modo per poter fare un trucco diverso. E appunto lei realizza insieme a un team di altre due collaboratrici, realizza questi gioielli che adesso vi voglio far vedere da vicino. Guardate che oggetto veramente magnifico. E questi gioielli sono realizzati dalla Tuglia, la Tuglia Fantasia in Tessuto. La Tuglia cos'è? È un team di tre persone che progettano e appunto realizzano questi gioielli a mano. Quindi ogni gioiello è un pezzo originale, appunto perché è creato a mano. Questi sono gioielli creati con dei materiali semplicissimi, quali il tessuto e la carta. Il filo conduttore delle loro creazioni è appunto il progetto, nel senso che questi gioielli sono progettati, disegnati e realizzati a mano, quindi sono ogni gioiello appunto è originale perché è unico. Io li trovo di un'originalità estrema, mi hanno colpito parecchio quando appunto mi ha detto di dare un'occhiata e di scegliere un gioiello che mi piaceva perché voleva regalarmelo. Questi orecchini hanno attirato veramente la mia attenzione perché sono veramente una cosa. Per me veramente sono bellissimi. Ve li faccio vedere da vicino. Come vedete, sono realizzati con una attenzione nei particolari esagerata. Il valore di questi gioielli, appunto, è dato dalla creatività, dall'originalità nel progetto, appunto, che viene fatto prima della realizzazione. E io vi consiglio, appunto, di dare un'occhiata sia alla loro pagina Facebook, sia al loro sito che vi linko qua sotto nell'info box, di dare un'occhiata a questi gioielli che realizzano. E poi vi lascerò nell'info box la mail a cui mandare, appunto, a cui scrivere per avere informazioni riguardo ai prezzi, alle spedizioni, se vi interessa appunto acquistarli, perché non hanno un e-commerce, quindi se siete interessati a qualche articolo vi conviene appunto contattare direttamente Elisabetta tramite email. Vi voglio mostrare un'altra cosa. Quando acquisterete questi gioielli, vi verrà appunto mandato dentro una bustina sempre fatta a mano da loro. Vedete che con il loro nome è una bustina graziosissima in tessuto trasparente con dentro la loro targhetta, con la spiegazione e appunto i vari, ve lo metto qua così vedete bene i loro riferimenti e la spiegazione appunto del loro concetto di creazione di questi oggetti. Adesso io vi lascio al tutorial della realizzazione di questo appunto trucco semplicissimo, veramente vi faccio vedere che ho utilizzato la Master Smoky di Maybelline con la viola, e
un altro matitone grigio che è questo lo Scandalize della Rimmel e una semplicissima matita nera che tutti usano. E appunto, come vi dicevo, ho utilizzato invece che i pennelli, ho utilizzato questi qua che sono quel cotton fioc cosmetici. Io spero che questo abbinamento vi piaccia. Il verde con il viola, per me, chi mi segue lo sa, è un abbinamento che mi piace molto. Il trucco credo che appunto possa essere multifunzionale, nel senso che sia anche da giorno per chi osa di più, che magari per una serata un po' appunto più importante, abbinata a questi bellissimi orecchini fatti a mano, siano una accoppiata veramente carina. Io vi ricordo di andare a vedere appunto sia sulla loro pagina Facebook sia sul loro sito le immagini delle loro creazioni, perché sono sicura che creeranno la vostra curiosità. Appunto, per qualsiasi informazione chiedete pure scrivendo all'indirizzo mail. Comunque sul sito ci sono i loro contatti. Io vi saluto con un bacione, vi aspetto al prossimo video e mi raccomando di andare a vedere anche sulla mia pagina Facebook, di andare a mettermi piace, di andare a dare un'occhiata al blog, che c'è sempre qualcosa di interessante. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vado ad applicare la Master Smoky, di Maybelline su tutta la palpebra mobile, stando attenta appunto a non andare troppo oltre la piega. E vado poi a sfumare con lo sfumino in dotazione. Vado poi a intensificare la rima ciliare superiore all'attaccatura appunto delle ciglia per creare l'effetto smokey eyes. A questo punto, con la Scandalize della Rimmel nel colore Guilty Grey, vado a dare la profondità all'occhio e vado a sfumare con un cotton fioc la piega. Per dare più profondità all'occhio, vado ora con la Perversion di Urban Decay nella rima ciliare inferiore, superiore, interna ed esterna e sfumo poi con un cotton fioc. A questo punto mascara sia sopra che sotto e il nostro trucco occhi è terminato. Questo è l'effetto finale,
Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qua, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Saluto tantissimo Elisabetta che mi ha appunto regalato questi bellissimi orecchini e vi aspetto appunto per vederli insieme a voi. Ciao, a presto! Thank you.